Ferita gravemente ma non in pericolo di vita, un 85enne di Trivignano Udinese investita dall'auto guidata dal sindaco di Palmanova Martinez. Dopo il caso dei vigili del fuoco, anche per i poliziotti, il trasferimento in distaccamento a Lignano per il periodo estivo sta diventando un problema. L'ex sindaco di Udine Sergio Cecotti ha annunciato la volontà di candidarsi alle prossime regionali con un blocco autonomista. Abbiamo sondato le reazioni dei cittadini. Il presidente sloveno Pahor all'apertura del Mittelfest di Cividale invita ad accettare la necessità di un'Europa a più velocità. È finita 5-1 la prima amichevole stagionale dell'Udinese contro la rappresentativa regionale, doppietta di Terò, bene anche De Paul. Buona serata amici di Udinese TV, siamo pronti per un nuovo appuntamento informativo, tante le notizie, le avete sentite alcune delle quali dai titoli, ma naturalmente ci sarà un'ampia pagina sportiva per mostrarvi le reti dell'Udinese nella sua prima amichevole stagionale e altre notizie di sport. Partiamo però con la cronaca e con questo fatto che arriva da Palmanova, da Trivignano Udinese in particolare, è risultata ferita gravemente ma non in pericolo di vita, una 85enne del luogo investita dall'auto guidata dal sindaco di Palmanova Martinez. Ci spiega i dettagli Monica Nardini. A pochi giorni dall'allegria per l'ingresso nel patrimonio mondiale UNESCO di Palmanova si smorza il sorriso del primo cittadino Francesco Martinez, che nella tarda serata di questo venerdì ha investito, mentre era alla guida di un'auto, una donna a Trivignano Udinese. La passante, che ha 85 anni ed è del posto, è stata ricoverata con ferite gravi all'ospedale di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 sulla statale triestina, in un tratto poco illuminato per cause al vaglio dei carabinieri. A chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine è stato lo stesso Martinez, che nell'impatto non ha riportato ferite. Il primo cittadino si è definito comprensibilmente sconvolto e preoccupato per la salute della donna, che conosce da tanti anni. In mattinata ha incontrato il figlio, a cui ha manifestato tutto il proprio dispiacere. Forte è anche la volontà di far visita alla donna appena possibile. Un'altra notizia di cronaca arriva da Udine, un maxi furto del valore di 50.000 euro è stato compiuto ieri pomeriggio nella villa di un imprenditore di Martignacco. I ladri, si è appreso oggi, sono entrati in casa forzando una finestra e si sono diretti quasi a colpo sicuro verso la cassaforte. L'hanno aperta con una flex e hanno asportato l'intero contenuto tra oro, contanti e gioielli per un ingente valore. Il furto, realizzato tra le 14 e la mezzanotte, è stato scoperto dall'imprenditore al rientro a casa. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Udine. Da lunedì 20 agosto sarà attivo a Lignano Sabbiadoro il posto di polizia di Viale Europa, una riapertura temporanea conseguente all'aumento dei flussi turistici, ma rispetto alla quale il sindacato autonomo di polizia esprime il totale disappunto, una situazione che si verifica dopo il caso sollevato dai vigili del fuoco nei giorni scorsi. A Lignano Sabbiadoro, riapertura lunedì in Viale Europa del posto di polizia temporaneo per rafforzare le misure di vigilanza in parallelo all'aumento delle presenze turistiche. L'ufficio resterà attivo fino al 20 agosto e vedrà impegnato personale proveniente dalla questura di Udine, affiancato da agenti in forza presso i reparti di Padova, Bologna e Milano. Una riapertura accompagnata dal totale disappunto e dall'amarezza del sindacato autonomo di polizia, che punta il dito su vari fattori critici: la durata, la carenza di organico e la logistica. Fino a qualche anno fa, diciamo, il posto estivo di Lignano era aperto per un arco temporale abbastanza lungo, in modo da poter garantire quella necessaria continuità anche in quel tipo di servizi che sono il controllo del territorio e le attività delle indagini che sono conseguenti. Quest'anno facciamo un mese di apertura, che vuol dire veramente piantare una bandierina. Cioè, so che non è colpa del questore, è una cosa che viene imposta dal Ministero, però tra questo e il fatto che non abbiamo trovato posto come struttura statuale all'interno del Lignano, veramente siamo rimasti malissimo, anche perché sarà molto difficile operare quello che è il servizio vero e proprio, nel senso normalmente i servizi continuativi ha bisogno di avere tempi molto stretti tra il servizio, la presa del cambio sul posto. Adesso andiamo a dormire alla tisana, andiamo a mangiare a Lignano. E poi c'è il posto di polizia sempre a Lignano da un'altra parte, è una cosa che non ci può stare. Cioè, noi di questo protesteremo anche direttamente col Ministero.
Rimaniamo sulla costa perché sono stati diversi gli interventi della Capitaneria di Porto per natanti e canoisti in difficoltà tra le acque della regione per un'improvvisa depressione con un forte vento di libeccio. Il bilancio degli interventi è molto simile a quello di sabato scorso: 10 le operazioni di soccorso e assistenza, senza alcun ferito, fortunatamente, tra le 29 persone coinvolte, ma con 3 imbarcazioni ancora incagliate nelle secche della zona di Grado e Sistiana. E sempre la Capitaneria di Porto di Monfalcone, si è resa protagonista di una ispezione che ha portato al sequestro di un quintale e mezzo di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. In collaborazione con l'azienda sanitaria della Bassa Friulana, si è operato in un grande centro di distribuzione. Nel magazzino, in provincia di Gorizia, erano stipati tonno, salmoni, branzini, sarde e gamberi conservati a temperature oltre i limiti di legge. Andiamo ora a Pordenone invece per fare il bilancio dell'attività della Polizia Municipale. Ci dice tutto Anna Zoldan. Bilancio dell'attività della Polizia Municipale per la prima metà del 2017 è illustrato in una conferenza stampa in municipio a Pordenone. La conferenza di oggi ha cercato di ribadire il tema dell'attività svolta in questi primi 6 mesi, ma soprattutto di portare una nuova filosofia che è quella della diagnosi di sicurezza, cioè l'individuazione delle criticità che sono presenti nella nostra città e l'adozione delle misure per risolverle, che chiaramente dovranno essere poi valutate nel prosieguo dell'attività. La mappa delle zone a rischio della città elaborata in questi mesi consente di agire poi con prontezza, alla luce anche dell'ennesima rissa verificatasi nelle ultime ore in pieno giorno. Crediamo di aver individuato certamente uno dei soggetti presenti, e poi un altro, questo nel primo caso era un ragazzo minorenne di origini tunisine, e siamo a buon punto per individuarne un secondo, dovrebbe essere una persona di origine pakistana. Per quanto riguarda le risse che ormai stanno diventando troppo frequenti, stiamo intervenendo con un controllo maggiore da parte della Polizia Municipale, ma anche come amministrazione per organizzare delle iniziative per cercare di presidiare anche in modo allegro e gioviale quel territorio, renderlo partecipe con iniziative per grandi e piccini. È stata una giornata di traffico intenso sulle autostrade regionali con flussi che hanno sfiorato i 2.000 veicoli all'ora lungo le principali direttrici della regione. Ma attenzione ad una notizia importante. La A4, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana, sarà chiusa a partire dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 8 di domani in entrambe le direzioni per la demolizione del cavalcavia detto della Zavattina a Castion di Strada. I veicoli provenienti da Trieste diretti verso Venezia potranno uscire al casello di San Giorgio e rientrare in A4 in quello di La Tisana, mentre chi arriva da Venezia diretto a Trieste potrà uscire alla Tisana e rientrare a San Giorgio di Nogaro. Apriamo ora la pagina politica. L'annuncio del giorno, o meglio di ieri sera, è quello che l'ex sindaco di Udine, Sergio Cecotti, potrebbe ritornare in campo alle prossime elezioni regionali con un blocco autonomista. Monica Nardini è andata a sondare l'umore e le reazioni dei cittadini friulani. Oggi la notizia che Sergio Cecotti si candiderà alle regionali, cosa ne pensa? Le direi che Cecotti, con tutto il rispetto di quello che è stato sindaco di Udine, che sarebbe meglio che così si dedichi a qualcos'altro, e qui c'è bisogno di persone che siano molto più motivate e decise a far cambiare non solo il nostro paese, ma anche questa regione. Politi, lei è stato consigliere comunale tra gli anni 60 e 90 e come vede questa candidatura? È la candidatura di un uomo che ha un passato alle spalle, un passato onorabile indubbiamente, ma non so quanto possa essere utile per la regione Friuli Venezia Giulia, essendo un uomo già del passato, mentre noi oggi avremo bisogno di qualcuno con idee nuove, che consideri la politica e la realtà, della regione secondo un punto di vista diverso e più nuovo. Non mi sono fatta ancora un'idea precisa perché è recente, l'ho letto stamattina sui titoli, però mi pare abbia fatto bene quando c'era, no? Quindi io aspetterei di vederlo eventualmente all'opera e poi considerare, insomma. Non mi dispiace. Se ha voglia di fare bene, va bene. Dopo un po' di anni che era fuori dal giro, ha voglia di ributtarsi. Vedremo cosa proporrà come programma, soprattutto. Non ho inibizioni.
Rimaniamo a Udine città, si è tenuta stamane al Malignani la festa dei diplomi, un momento importante che ogni anno vede nell'istituto il suo popolo riunito per applaudire i ragazzi. Il sistema è in miglioramento, ha detto il dirigente scolastico Carletti, abbiamo avuto circa il 7% di promossi in più a giugno. Nell'occasione è stato consegnato anche l'annuario 2017, il volume che raccoglie tutti i successi dei ragazzi che frequentano l'istituto che conta oltre 3.000 studenti. Andiamo ora a Cividale del Friuli perché oggi era il grande giorno, l'apertura di Mittelfest con una presenza importante, quella del Presidente della Repubblica di Slovenia Pahor che ha parlato anche di Europa. Il Presidente della Slovenia Borut Pahor, protagonista a Cividale del Friuli dell'evento d'apertura della 26esima edizione di Mittelfest, il festival di cultura della Mitteleuropa in programma nella città longobarda fino al 25 luglio. Il Teatro Ristori ha ospitato la conversazione pubblica moderata dal direttore della stampa Maurizio Molinari. Molti gli aspetti affrontati rispetto alla situazione europea, tra cui la crisi dei migranti, nella quale, ha commentato il Presidente sloveno, vanno ricercate le diffidenze verso una visione europeista. Pahor ha riconosciuto il valore morale dell'Italia e al contempo ha espresso la necessità che tutti i paesi si facciano carico di una quota di migranti nel nome di una solidarietà europea. Aprire Mittelfest con l'intervento del presidente sloveno è un segnale importante in una settimana speciale che ha confermato la ritrovata centralità della nostra regione, ha commentato la governatrice Serracchiani, che ha portato il saluto a Pahor e ha definito i rapporti tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia straordinari. Interessantissima perché veramente ha chiarito non solo la posizione della Slovenia, che è centrale in questo contesto dei Balcani e in questo allargamento dell'Europa, ma ha ricordato anche quanto sia importante tenere in piedi un'Europa e ha detto suo malgrado di valutare anche l'ipotesi delle velocità diverse, ovviamente però nella consapevolezza che l'Europa deve rimanere, deve rafforzarsi e deve essere importante anche il dialogo con la Federazione Russa. Importante il dialogo anche perché naturalmente il rischio è di spingere alcuni di questi paesi proprio verso la Russia e un po' meno verso l'Europa. Diciamo che i rapporti tra Regione Friuli Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia sono straordinari. Abbiamo una commissione che si riunisce proprio per trattare temi come la sanità, le infrastrutture, la cultura, l'ambiente e sulla base di questi nostri incontri siamo riusciti a parlare anche di cose importanti come il treno che purtroppo ancora manca tra l'Italia e la Slovenia, i porti, è forte la collaborazione tra Capodistria e Trieste e ovviamente dobbiamo migliorare le nostre infrastrutture se vogliamo che i nostri popoli si incontrino. La musica, la pioggia non ha guastato il grande concerto di Francesco Renga ieri sera in Castello. Vediamo le emozioni che ci ha regalato. A distanza di 3 anni dall'ultima apparizione in Friuli Venezia Giulia è ritornato nella sua natia Udine Francesco Renga. Il cantante 49enne, cresciuto a Brescia, si è esibito sul Colle del Castello nell'unica data live regionale del suo tour Scriverò il tuo nome, dal titolo dell'ultimo album e del brano con cui l'artista ha aperto il concerto. Il concerto è durato 2 ore ed è stato inumidito in parte dalla pioggia, che però non ha intaccato la qualità dello spettacolo e l'entusiasmo dei fan, che nella metà finale hanno rotto le righe alzandosi dalle poltroncine e affollando il sottopalco in una sorta di festoso abbraccio all'artista che ha gradito e ringraziato. La pioggia ha infastidito, ma il concerto era talmente bello e che neanche l'abbiamo sentita. Sono scese anche le lacrime, non solo la pioggia. Sì, bellissimo. Emozionante, da brivido. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure, se provi a ricantarla, la trovi nella tua memoria. È il momento di aprire la pagina sportiva e naturalmente in primo piano le emozioni dell'Udinese. Questo pomeriggio a Manzano si è disputata la prima amichevole stagionale contro la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, 5-1 risultato finale. Riviviamo gli highlights del match con il commento di Maurizio Ferrari. Un ultimo sguardo al guardaline, è cominciata Udinese rappresentativa FVG con la palla che viene smistata sulla destra da Rodrigo De Pola. Adesso arriva Gabriele Angella, puntuale con la girata, buona la giocata di Gabriele Angella che dunque segna il primo gol della stagione, non è nuovo peraltro lui in precampionato a segnare reti, di solito magari va con la testa e invece questa volta Gabriele è andato con il piattone. Finta di Alfredson, battuta di De Paul, la girata di Cyril Theroux.
Salgono nuovamente le torri Danilo e Angella, parte Rodrigo De Paul, ancora su Angella che sfiora la doppietta personale, ancora sulla destra, la corsia sicuramente più battuta, cross di Rodrigo De Paul per Cyril Terot che di testa appoggia molto molto bene all'angolino, nulla da fare per Maurig, dunque raddoppio dei bianconeri, bello il cross e altrettanto preciso il colpo di testa di Cyril Terot, facile alla rappresentativa su un errore di Bokhniewicz, bello il colpo di tacco di Cyril Terot, riparte Lasagna, vediamo se può puntare l'uomo, il numero 11, il tocco di Lasagna all'indietro per Svante Ingesson, la palla gli resta lì, sfortunato ancora che vi Lasagna a giro e la palla che esce di un soffio. Bella la Veronica di Emil Alfredson che se ne va, vede filtrante Rodrigo De Paul che può puntare la porta, il tocco sul secondo palo e la sfortunatissima autorete da parte di Clarini D'Angelo che nel tentativo disperato di anticipare però la mette in fondo al sacco. Parte all'improvviso, parte naturalmente in velocità e l'avversario non riesce più a tenerlo, quindi se arriva la palla di testa riesce a... De Paul, la traversa clamorosa di De Paul e poi il fuorigioco di Svante Ingesson, ma che bella giocata di Rodrigo, 3 contro 3. Si fa vedere Lasagna, servito invece Terot, salta il portiere Terot ed è un gol facile facile per Cyril Terot che va a segno e non cede il pallone a Kevin Lasagna e qui insomma c'è la volontà di segnare i primi gol della stagione. Torna dall'altro lato dove c'è Gabriele Angella, arriva il duplice fischio, è quello che vi raccontavo, Alessio Lovisetto già pronto a consegnare la bottiglia d'acqua a Silva Widmer, si ferma così dunque la prima frazione. I due centrocampisti sono Andrea Balic e Seco Fofana, esterni Matos e Ingesson con Perizza, Evandro di punta, riprende il gioco, inizia il secondo tempo di Udinese rappresentativa FVG. Il classico giocatore che mangia l'erba, tra poco parlerò di una situazione difensiva, mentre Evandro colpisce e molla Vaghe, ribadisce dopo la prima respinta del portiere e dunque 5-0 per l'Udinese, ha segnato molla Vaghe, il tiro iniziale di Evandro respinto in qualche modo da Mirolo, bene i due giovani, punta Garmendia, si fa vedere Perizza, perde un tempo di passaggio, grande assist per Evandro, pallonetto di Evandro, il palo, si innesca un 3 contro 2, la rappresentativa che riesce a fare una triangolazione ottima e la parata di Simone Scuffetti. Tocco un po' pigro ma la triangolazione è buona, Lombardi si presenta avanti a Scuffetti ed è gol. La rappresentativa riesce a segnare il punto della bandiera con Lombardi che aveva, sembrava un pallone troppo corto per Venturini e invece si è chiuso molto bene il triangolo. Cestari ha affondato il take su Evandro che rimane giù ma non c'è più tempo, finisce il match, vittoria dell'Udinese sulla rappresentativa FVG. Allora andiamo a sentire anche le interviste raccolte a fine gara a mister Del Neri e a Silvan Widmer. Mister, si chiude la fase di ritiro in Friuli, domani la partenza per l'Austria, questo test che indicazioni ci può dare sulla condizione dei ragazzi più che insomma, risultato? Stanca, infatti abbiamo dato tanti gol, quindi la stanchezza ha fatto da padrona, però il primo tempo è stato molto attento, molto dignitoso, buona sgambata per prepararci a questa seconda fase che sarà ancora più dura della prima. Adesso ci saranno poi tante amichevoli, ci saranno tante rotazioni, proverà un po' i giovani, oggi abbiamo visto Musavu King e Bokhniewicz che erano attesi proprio di un test. I test futuristici daranno modo di giocare un po' di più, adesso non a chi devono giocare qualche minuto in più. Dobbiamo prepararci bene perché manca meno di un mese alla Coppa Italia, quindi è vicina. E quindi avremo più tempo di riguardare quello che facciamo, di vedere dove possiamo migliorare. Soprattutto di vedere che modello, anche che qualità ha qualche giocatore, perché non è anche Ingesson, bisogna vedere che qualità ha, dove può stare, quindi stiamo cercando di monitorare un po' tutto. Silva Widmer, protagonista nella prima uscita stagionale, ti abbiamo visto scendere, sgroppare tante volte sulla fascia, com'è la condizione? Siamo all'inizio della preparazione, chiaramente le gambe ancora non vanno come vogliamo. Ma c'è tempo, comunque io mi sento abbastanza bene, sento di aver lavorato bene in vacanza e anche questi primi 10 giorni qua e io, sì, andiamo avanti con fiducia. Una piccola parentesi extra, sono state vacanze anche decisamente particolari per te, sicuramente ti ritroviamo con un sorriso in più. Sì, sì, è vero, mi sono sposato con la mia Celine, è stato bellissimo e niente, sono felice di quello e sono felice di essere tornato qua a Udine. Una motivazione in più per ripartire questa? Sì, ma io alla fine penso che c'entra poco
con la voglia di ripartire. Io sono fortunato che a casa mia ho un rapporto e un ambiente fantastico con la mia moglie, e sicuramente questo mi dà tanta forza, ma è già stato così prima del matrimonio e sarà così adesso. Una battuta che ho fatto anche perché adesso scatta la fase di ritiro, domani lo spostamento in Austria, si intensificano i test, volete prepararvi al meglio per poi quello che sarà l'inizio di una stagione lunghissima? Sì, adesso arrivano 2 settimane secondo me molto intense, ma importantissime per tutta l'annata, perché adesso costruiamo nei nostri prossimi 10 mesi. E quindi bisogna lavorare sodo, con voglia, e sono anche contento che giochiamo 4 amichevoli nelle prossime 2 settimane. Io preferisco sempre giocare le amichevoli rispetto ad allenarci, quindi sono contento e fiducioso. Saranno anche test con un livello di difficoltà crescente, si arriverà poi a quella del 5 agosto in attesa di scoprire l'avversaria, già belli rodati. Sì, adesso aspettiamo questo avversario, comunque gli altri 4 sono belli tosti, e comunque penso che possiamo e dobbiamo dire la nostra, perché siamo forti, siamo fiduciosi e andiamo avanti così. Ho sempre detto e ribadisco che sono contento a Udine, sono contento della fiducia che mi dà il mister. Udine è casa mia e di tutto il resto io non mi occupo, ma io sono convinto che con questa squadra e con il vantaggio di poter lavorare da inizio stagione con Del Neri possiamo dire la nostra e possiamo anche far meglio. In generale io spero di poter fare una bellissima fascia destra con Rodrigo, che io penso che è un giocatore molto forte che potrà crescere ancora tanto. E spero anche che il mio amico Stipe farà meglio dell'anno scorso, giocherà di più. Io lo vedo pronto per sostituire Zapata, perché ha tutte le qualità che servono. Prima intanto rifacciamo quello dell'anno scorso e poi pensiamo ad ulteriori obiettivi, ma io penso che con questa squadra se riusciamo ad esprimerci al massimo, riusciamo anche a fare tranquillamente più di 50 punti. Non tranquillamente, ma riusciamo a fare più di 50 punti. Queste le voci di Mister Del Neri e di Silvan Widmer, ma tra il folto pubblico del comunale di Manzano c'era anche il presidente della FIGC del Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani, al microfono di Francesco Pezzella. Una bella festa. Le tribune piene per questa prima dell'Udinese, una grande soddisfazione anche per i ragazzi della rappresentativa, quindi tutto bene con questa bella giornata di sport che dà il via ufficialmente anche alla stagione dell'Udinese, che ha giocato la sua prima partita. Sì, è una bellissima giornata di sport, di calcio, è iniziata oggi alle ore 12 presso la Dacia Arena con la presentazione in conferenza stampa del nuovo selezionatore della rappresentativa regionale, ed è proseguita qui a Manzano con una partita che mi auguro che diventi un'abitudine, quindi la prima partita delle stagioni sportiva. Ed è una grande soddisfazione per noi poter contare su quello che è la collaborazione con la massima espressione del calcio regionale. E c'è anche da fare i complimenti per questa struttura che è davvero straordinaria. Sì, questa ne parlavo prima con alcuni collaboratori, è veramente una struttura all'avanguardia, al fiore all'occhiello del nostro movimento. È un centro sportivo di primo ordine che ha i 2 campi di calcio, la palestra, la piscina, e quindi è un motivo d'orgoglio per tutto il movimento regionale, logicamente, poter disporre di una struttura del genere. Lo accennava in questa intervista il presidente Canciani, oggi a pranzo alla Dacia Arena nella sede del CONI si è presentato il nuovo staff della rappresentativa regionale. Francesco Tonizzo ci spiega i dettagli. È stato presentato questa mattina alle 12 nella sala riunioni del CONI Point di Udine presso la Dacia Arena il nuovo staff tecnico delle rappresentative del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Federcalcio nella stagione sportiva 2017-2018. Neodesignato alla guida della rappresentativa juniores è Roberto Bortolussi, lo scorso anno al 3° in eccellenza, e con trascorsi sulle panchine di San Daniele, Sedegliano, Fraibano e Vivaio d'Uscedo. Da giocatore, Bortolussi si era meritato la convocazione nella rappresentativa juniores.
Per me è una grande soddisfazione perché la rappresentativa è sempre stata, credo, a livello dilettantistico un punto di riferimento. Prima come giocatore, adesso ho maggior ragione come allenatore. Quello che mi ha fatto scegliere, diciamo, questa nuova esperienza è proprio tutta l'organizzazione che ho visto dietro, e quindi credo che se l'obiettivo è cercare di fare il massimo, questo credo sia la partenza giusta, insomma, ecco. Ma a livello mentale sicuramente tanta volontà, tanta voglia, tanta fame, che è quello che dovrebbe contraddistinguere su tutte le cose che un giocatore o studente o lavoratore che sia. Quindi avere quell'entusiasmo giusto, metterci quella determinazione per ottenere sempre il massimo. Ma io ho sempre lavorato bene con i giovani, anche quando a San Daniele abbiamo vinto il campionato, abbiamo giocato anche con 5 fuori quota e non, per me era una cosa normale. Quindi ben venga questi giovani che hanno voglia di emergere, ben venga questa loro disponibilità nel poter giocare, poi dipende da loro il tutto. Comunque qui vedo che c'è tanto entusiasmo e spero che continui così, e soprattutto che i giovani ci mettano tutto questo entusiasmo che ho visto qui attorno. Confermato per il terzo anno consecutivo alla guida degli allievi, Andrea Furlano, mentre la selezione dei giovanissimi sarà affidata ancora una volta ad Andrea Albanese, già campione d'Italia nell'edizione disputata in Lombardia del torneo delle regioni del 2015. E oggi ha giocato in Friuli, a Tarvisio in particolare, anche la Spalla, sua prima amichevole. La formazione di Ferrara si è imposta per 4-0 sul Tamai, le reti di Rizzo, Floc, Rischiavon e Murano. Prossimo test mercoledì, sempre a Tarvisio, contro il campo d'Arsego. Ieri invece ha giocato la sua prima partita della stagione d'allenamento di preparazione il Venezia, che è ospite a Sappada. Siamo andati a trovare la squadra di mister Pippo Inzaghi e abbiamo ascoltato un ex bianconero, Domizzi. Si chiude questa prima parte del ritiro del Venezia a Sappada, si parte per Detroit. Maurizio Domizzi, le prime sensazioni? Sensazioni positive, insomma, abbiamo ritrovato gran parte del gruppo dell'anno scorso che ha regalato tante soddisfazioni a noi e a tutta la gente, li sentite in sottofondo. Però insomma è ancora un po' tutto in divenire, adesso vediamo come procederà il mercato e come si svilupperà il seguito. Che obiettivi si può dare questo Venezia per la Serie B? Ma credo che sia ancora un po' presto, perché la rosa, la squadra non è ben definita, come poi del resto non lo è quello della maggior parte delle squadre. Noi abbiamo l'obiettivo sicuramente di continuare a crescere, perché è un obiettivo imposto dalla società, nel senso che è una società nuova, partita da zero, che ha fatto le cose non solo in grande vincendo 2 campioni di fila, ma ha fatto le cose per bene con una logica ben precisa. Quindi il primo obiettivo rimane quello. Maurizio Domizzi, grandissima gloria della Udinese. Da osservatore esterno, come stai vedendo i movimenti di mercato della formazione di mister Del Neri? Ma sinceramente non li ho seguiti molto, non sono aggiornatissimo, però conosco a memoria il modo di lavorare della famiglia Pozzi e dell'Udinese, quindi con l'Udinese veramente bisogna aspettare all'ultimo per tirare le somme, aspettare oltre magari i primi mesi dopo che chiude il mercato per riuscire a dare un giudizio, insomma, logico. Un sogno, si potrebbe prospettare un incontro in Coppa Italia, una sfida Venezia-Udinese? Sì, me lo auguro. Il sogno sarebbe quello di, magari non per me perché non lo so, ma per il Venezia, di poterci giocare anche l'anno prossimo, insomma. Prima di salutarci, il meteo, le previsioni per la giornata di domani: bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, sulla costa soffierà a tratti borino o bora moderata, specie verso Trieste. Le temperature, le minime in pianura varieranno dai 12 ai 15 gradi, le massime dai 27 ai 29, sulla costa dai 18 ai 20 le minime, dai 26 ai 28 gradi le massime. Si chiude qui il nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordiamo la replica per chi se lo fosse perso della sfida dell'amichevole dell'Udinese contro la rappresentativa FVG dalle 23 sui nostri schermi. Buona serata.